La vedete laggiù? È la nuova Fiat 124 Spider, una novità assoluta, un'anteprima esclusiva di quattro ruote. Io l'ho già guidata e ve la racconterò su Quattro Ruote di febbraio. Vediamo un po', anzi, controlliamo insieme. Sì, di gasolio ce n'è. Bello, eh? Sembra un piccolo smartphone, invece è il telecomando della nuova BMW Serie 7. E non è certo l'unico aspetto straordinario di questa nuova BMW. Dai, ve ne do un altro assaggio. La tua terminologia. Tutto il resto, naturalmente, lo troverete nella prova su strada. Questo mese ho provato la Toyota RAV4 ibrida. E sì, la SUV giapponese che ha inventato questo genere di auto spaziose per il tempo libero e l'avventura adotta un sistema molto simile a quello della Prius, la rivoluzionaria Toyota che ha inventato l'ibrido 20 anni fa. Quindi anche sulla RAV4 partenze silenziose e tanto comfort di guida, ma anche un cambio ECVT un po' lento. E poi c'è la trazione integrale completamente reinventata. Non c'è più un albero di trasmissione, ma un propulsore elettrico direttamente collegato alle ruote dietro. Di cosa è capace la R8? Beh, per esempio è capace di questo. Ovvero di arrivare a 100 km orari in 3 secondi netti. E a 200, dove siamo in questo momento, in 9,3. Ma la supercar dell'Audi non è tutta qui. La R8 è un'auto davvero completa e tutto il resto, davvero tutto, lo potete scoprire nella prova su strada. Già, su strada, perché anche su strada la R8 sa essere molto, molto interessante. Quattro ruote di febbraio vi aspetta in edicola come sempre a 5 euro. E questo mese troverete un allegato davvero speciale e da non perdere. Il fascicolo Previsioni realizzato per i 60 anni di Quattro Ruote. Un numero da collezionare per ricordare la nostra storia e guardare al futuro del mondo dell'automobile. Da non perdere è anche l'appuntamento con il Quattro Ruote Day, che quest'anno aprirà le porte al pubblico giovedì 4 febbraio dalle 17 alle 23 all'Unicredit Pavilion in piazza Gaia Olenti a Milano.